Benvenuti miei cari, da brava strega con questo video vi porto direttamente sulla Luna e con un pizzico di astrologia vediamo cosa ci porta nel nostro futuro la Luna nuova in Scorpione. Buona magia! Lo Scorpione è uno dei pochi segni che è rappresentato da tre archetipi: l'Aquila, la Fenice e appunto lo Scorpione. Ciascuno di questi animali rappresenta uno stadio diverso dell'evoluzione della coscienza. Proviamo ad immaginare che tipo di cambiamento è necessario per un piccolo Scorpione che conosce solo la vita di terra per trasformarsi nella maestosa Aquila. Per subire una trasformazione così forte, le situazioni di vita drastiche sono al nostro centro. Bisogna perdere il nostro modo di vivere per consentire la metamorfosi. Sotto la luna nuova in Scorpione del novembre 2021, prenditi un momento per pensare alle tue trasformazioni. In questo periodo storico tutti noi abbiamo sperimentato eventi che hanno cambiato completamente la nostra vita, che ci ha visto lasciare le comodità del nostro piccolo mondo e spostarci dal punto di osservazione di un'aquila. Sono questi momenti che modellano il corso della nostra vita. Questa svolta è la fessura di luce che, quando tutto è oscuro, permette di metterci in discussione e sederci con tutto ciò che è scomodo. Dobbiamo essere fedeli a chi siamo. Tutto finisce. Arriva il tempo di chiusure, di trasformare situazioni, relazioni, di dire un addio, temporaneo o definitivo che sia. Te ne accorgi in un momento. Il periodo è terminato. L'energia è cambiata. Qualcosa funzionava ieri e ora non più. Continuare sarebbe una falsa azione e una prigione al tempo stesso. Il focus era in un centro energetico, su un blocco di un chakra. Ora c'è un passaggio rapido, si può passare ad altro. È ora di fare un salto, di sostituire il vecchio con il nuovo, senza troppo aspettare, senza farsi troppe domande. C'è ora un flusso di sincronicità che corre veloce e non va d'accordo con attaccamenti, controllo, paura di perdere, nemmeno col bisogno di vedere avanti, di prevedere. Il treno passa per una stazione dove non esistono catene. Molti lo scambiano per un tornado, per un vento di tempesta che toglie il controllo sugli eventi e ci costringe a lasciare andare quegli stessi ormeggi che fino a poco tempo fa ci infondevano stabilità e sicurezza. Ora ci fanno sentire in gabbia e allo stesso tempo il terremoto spaventa. Saremo liberi se lasciamo che muoia quella parte di noi legata ancora al passato. Vogliamo essere liberi al punto di infuocarci di ribellione di fronte a un potere esterno vincolante. Da una parte siamo noi stessi quel potere che osserviamo nel mondo. È quella parte di noi che non sopporta i cambiamenti, che teme lo stravolgimento incontrollabile e vuole tenerlo a bada. Ribelli e reazionari, abbiamo sempre paura della libertà incontrollabile, ma la aneliamo più di ogni altra cosa. Ora
Nel complesso, l'energia della Luna Nuova in Scorpione può essere usata come catalizzatore per aiutarci a percorrere il ponte tra le trasformazioni che stiamo attraversando. Se ci sentiamo bloccati e stagnanti o in una fase intermedia della nostra vita, questa luna nuova offre un po' di movimento in avanti. Stabilisci le tue intenzioni. È tempo di cambiare la nostra visione delle cose. Tutto può essere e sarà. Tutto può accadere. Tutto evolve. Tutto si muove e si trasforma, ora più che mai. Non possiamo saperlo prima, possiamo solo allinearci liberando la pista da ogni relitto, ripulire il cuore da ogni zombie non morto che ancora teniamo in vita e che ci ruba energia che dovremmo usare altrove. Questo zombie ci rende egoisti e ci tiene ad occhi chiusi, la mente chiusa, e non ci permette di vedere la realtà dei fatti. Ricordiamo una piccola ma importante cosa: un abbraccio non fa male, ma può solo fare del bene al corpo e all'anima. Questa luna nuova in Scorpione del novembre 2021 ci mostra un treno che sta per partire, che può rinnovare la nostra vita, può portarci opportunità rivoluzionarie. Il tempo è adesso, il luogo è dove già siamo, la destinazione, il nostro futuro. Miei cari, voi cosa ne pensate di questa nuova luna in Scorpione, così particolare? Potrà davvero portarci delle profonde riflessioni e importanti rivoluzioni? A voi cosa piacerebbe potesse accadere? Io vorrei che tornasse ad esserci più rispetto, più sensibilità e più libertà. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima storia. Buona magia!